Amici sportivi di Vidonola, bentornati allo spettacolo del trofeo Jack, sempre dalla spettacolare cornice del Maracanà, sempre in compagnia di Gian Domenico Piccolo e della mia fedelissima spalla tecnica Giorgio Lisio. Un cordiale saluto a tutti gli amici del trofeo Jack del Maracanà. Anche stasera un menù ricchissimo, inizieremo con la seconda semifinale di Europa League. Si daranno battaglie, incroceranno le armi Fenerbahce contro Barcellona. Giorgio, ricordaci l'esito della prima semifinale e un pronostico per questa semifinale, per questo scontro fra turchi e spagnoli. Beh, Gianno, la prima semifinale si è conclusa in favore dell'Inter di Marco Adinolfi, un risultato scoppiettante, forse i giocatori stessi dell'Inter non si aspettavano un risultato così, ricordiamolo, 13-11 nei supplementari, una partita storica, veramente ben disputata da entrambe le squadre, mentre per l'impegno di oggi mi aspetto altrettanto bel gioco, tante reti e sicuramente un esito incerto. Una partita spettacolare, come ha ben detto Giorgio, quella fra Inter e Porto, 24 reti, ci aspettiamo qualcosa di molto simile, se non capace di eguagliare e superare ciò che è stato giocato nella prima semifinale. Alle direzioni dell'arbitro Monda, del direttore di gara, andiamo a denucleare le due formazioni che scenderanno oggi in campo. Per il Fenerbahce, portiere Giovanni Maccaro, Maurizio Balletta con il numero 5, Vincenzo Casa con il numero 9, Michele Santella con il numero 7, Giuseppe Spampanato con il numero 0, completa il collettivo in maglia verde Mario Silvestri e Salvatore Peluso. Passando alla sponda blaugrana abbiamo Ruggiero Annunziata, portiere con il numero 1, capitano Domenico Cerciello numero 2, Vincenzo Rippa numero 6, Fabio Vestale con il 7, Luigi Di Mauro numero 9, mentre Milo Mancuso completa il collettivo con il numero 11 di Patron Duraccio. Tutto pronto, il direttore di gara Monda si sincera delle ok da parte dei due estremi difensori e parte questa seconda semifinale con il primo possesso turco, con il Fenerbahce che sta manovrando a ridosso della linea di centrocampo. In questo caso ci ha provato Silvestri, arriva alla conclusione mentre fa buona guardia per il Barcellona, Ruggiero Annunziata. Primo possesso per gli spagnoli con Capitan Cerciello che prova a manovrare toni al momento bassi, fasi di studio, vedremo come può evolversi la contesa. Mentre c'è ancora Capitan Cerciello, palla al piede, possesso qui abbastanza studiato, tuttavia non c'è continuità offensiva, può ripartire il collettivo turco dai piedi di Maccaro che serve Silvestri. Qui il passaggio in profondità non va a buon fine. Giorgio, una partita che stenta a decollare, anche in questo caso c'è stato l'ottimo disinnesco difensivo da parte di Silvestri. Cosa potrebbe dare uno scossone a questo match ora come ora? Beh, in questo momento sì, le squadre stanno cercando di un po' di carburare, un tiro di qua, un bel passaggio di là, vediamo adesso quale può essere la chiave di volta per entrambe le squadre. Penso che nel Fenerbahce questi passaggi e queste rotazioni tra Balletta e Santella possono dare fastidio alla retroguardia blaugrana. Intanto notiamo fra le fila turche anche un giocatore, un nuovo innesto pregevolissimo, parliamo di Giuseppe Spampanato, tesserato in passato anche con l'Atletico Madrid, potrebbe dare il suo contributo determinante stasera? Beh, assolutamente sì, è un giocatore di sicura qualità. Ricordiamo che nel Fenerbahce in questa sessione è stato prelevato sempre dall'Atletico Madrid Felice Napolitano, assente questa sera, però penso che Giuseppe Spampanato possa sicuramente sopperire in qualche modo alla mancanza del jolly napolitano. Un ponte ideologico che collega i turchi attraverso la squadra spagnola dell'Atletico Madrid con gli avversari spagnoli di stasera, mentre qui annotiamo un'azione abbastanza importante, quella non concretizzata efficacemente da Maurizio Balletta, ha provato a piazzarlo sul secondo palo da posizione improbabile ed impossibile per una porta di calcio a 5, mentre qui arriva l'ottima girata a porta da parte di Mancuso e Maccaro risponde presente. Ancora Mancuso prova
a giostrare fra due difensori avversari ed ancora Maccaro a dire di no, prima di mani, poi di piedi, ottime parate del Pipele turco. E c'è ancora un calcio d'angolo a favore del Barcellona che sta provando a concretizzare questa sua pressione offensiva. Arriva il suggerimento sul secondo palo per Rippa, tuttavia c'è molta imprecisione, le palle alte sono difficilmente gestibili nel campo di calcio a 5, mentre qui Balletta prova a fare il suo solito mestiere, ossia ostacolare il difensore con smanacciate, con il fisico, insomma non riesce comunque a concretizzarsi con continuità questa azione offensiva del Fenerbahce. Beh, la stazza lo aiuta, il Fenerbahce può sicuramente fare affidamento su Balletta, bomber cinico, l'abbiamo notato, e solo che questa sera mi sembra ancora spento, vediamo se i suoi compagni riusciranno a dargli il lampo giusto. Due squadre che sembrano due motori diesel, in quanto stanno un po' stentando a salire di giri. Notiamo le conclusioni pericolose di Mancuso, Balletta voglioso ma abbastanza sornione. Vediamo che il punteggio è ancora cristallizzato sullo 0-0, manca dinamicità. Adesso prova Silvestri a dare uno scossone su, serve Balletta, si getta in profondità, Balletta perde l'attimo giusto per servire Silvestri, che viene comunque soddisfatto in un secondo momento, fa buona guardia Mancuso, qui prova a ripartire il Barcellona con Rippa e perde il momento giusto per tirare, prova a guadagnare la linea di fondo, ma Silvestri in questo caso disinnesca senza tante difficoltà il concetto offensivo espresso dall'avversario. Qui adesso prova Mancuso, ma risponde per l'ennesima volta presente Maccaro, ottimo contropiede congegnato fra Rippa e Mancuso, ma Maccaro ha risposto anche in questo caso presente per la terza volta. Balletta prova a guidare il contropiede, serve Silvestri che becca un altro fallo. Il direttore di gara Monda sceglie il vantaggio che tuttavia non sembra essersi concretizzato. Riparte il Barcellona, c'è un po' di confusione in campo ed arriva il cartellino giallo per Rippa. Animi che si scaldano in questo caso. Giorgio, ti sembra legittima questa ammonizione? Guarda, la munizione per proteste è a discrezione del direttore di gara, quindi è anche fattibile, sì, può essere ammonito. E ammonizione anche al portiere, mi pare, in questo caso. L'arbitro dovrebbe cercare di sedare questo nervosismo, forse l'ammonizione a tutto spiano non è la soluzione giusta. L'ammonizione a tutto spiano tuttavia servono anche per riportare la gara sui giusti binari. Evidentemente si sta parlando troppo e si sta giocando poco. Capiamo le proteste, ma Annunziata si è beccato un'ammonizione totalmente gratuita, perché rispondere sì ammoniscimi al direttore di gara che ti invita a non protestare più ci sembra un tantino esagerato. Ma guarda Giando, posso in qualche modo cercare di giustificare il colpevole in questione pensando all'importanza del match. Ricordiamo che questa partita è unica, quindi chi vince andrà ad affrontare l'Inter di Marco Di Nolfi in finale per questa edizione dell'Europa League targata Trofeo Jack. Quindi l'importanza della partita potrebbe in qualche modo alterare i comportamenti dei protagonisti in campo questa sera, però mi auguro che si mantenga la calma. Serata dolce, clima godibile, ma il punteggio ancora cristallizzato sullo 0-0, mentre lo score delle ammunizioni parla di un 2-0 netto a favore del Barcellona. Vediamo come si svilupperà la partita e in questo caso Capitan Cercilla è andato vicinissimo al gol e nello specifico ha gonfiato il lato errato della rete. Vediamo il direttore di gara Monda cosa decreterà, sembra essere ben intenzionato per il calcio di rigore. Sì, è calcio di rigore a favore del Barcellona, premiato lo sprint e il gesto offensivo di Capitan Domenico Cerciello.
Ed arriva il calcio di rigore a favore del Barcellona. Vediamo la conclusione di destro ed arriva il vantaggio del Barcellona. Ha segnato Vestale, Barcellona 1, Fenerbahce 0. Anche in questo caso una chiamata arbitrale abbastanza complicata. Eh beh sì, secondo me non può essere definita meglio questa situazione, questo evento. Una chiamata tanto complicata quanto coraggiosa, un'azione un po' complicata, un po' poco chiara. L'arbitro però è sembrato assolutamente deciso, quindi mentre qui occasione clamorosa per il Fenerbahce, si dà calcio d'angolo a telelinea. Le azioni, diciamo, il fischio arbitrale viene effettuato con coraggio, gli errori li fa solo chi ha il coraggio di commetterli, quindi speriamo che questo gol sappia aprire le due squadre alla ricerca di conclusione offensiva, come in questo caso Cerciello, ottima triangolazione con Mancuso che mangia un gol letteralmente già fatto, e vedremo se gli dei del calcio puniranno il Barcellona per questo errore gratuito. Gol mangiato, gol subito, si usa dire. Vediamo se il Fenerbahce riuscirà a riportare in pareggio lo score, mentre Silvestri prova la girata a rete annunziata, risponde presente, smanaccia in calcio d'angolo. Ci sembra che la gara si sia finalmente aperta, arriva qua il suggerimento di Silvestri per la conclusione di Santella, tiro di punta che manca allo specchio di porta. E si può ripartire, riparte la formazione azulgrana con capitano Domenico Cerciello. Che scambia puntualmente con Annunziata, arriva anche il suggerimento in profondità per Duraccio che becca un pestone doloroso ma già metabolizzato. Intanto qui prova a manovrare spalle alla porta Mancuso. Mancuso si allarga, prova il sinistro, spampanato, rispedisce la conclusione in rimessa laterale. Sempre Mancuso prova a suggerire per Rippa, ma arriva il break puntuale di Santella. Cerciello qui non riesce a suggerire per il capitano, nonché patron, nonché attaccante del Barcellona, Duraccio, mentre qui arriva la grandissima girata a rete. Questo è il movimento Balletta, il movimento che segna l'1-1. Balletta segna un gol eccezionale su suggerimento di Silvestri che a parere mio un po' indisturbato ha condotto palla sulla sinistra, pallone al centro per Balletta che ha sfruttato il suo fisico, anche forse l'appoggio sul centrale difesa del Barcellona, e di prima l'ha insaccata col destro, portiere spiazzato, bel pareggio, bel gol. Diciamo, le divinità del calcio hanno riportato lo score in parità e vedremo adesso se il Fenerbahce proverà a riportarsi in vantaggio con Balletta che guida il contropiede, serve Silvestri, la conclusione non va. In questo caso magari Silvestri poteva suggerire centralmente piuttosto che provare la conclusione da posizione praticamente impossibile. Assolutamente sì, Giando, però secondo questo teorema del dio del calcio che punisce gli ingordi, se così possiamo definirli, adesso questo Fenerbahce dovrebbe prendere un gol, perché ricordiamolo, prima Mancuso è stato eccezionale con una serpentina, ne ha saltati due, ha servito un cioccolatino delizioso su Cerciello che sagacemente la rimette dentro, però sfortunato Mancuso, eccolo ancora in azione. Ancora Mancuso, sempre Mancuso, il sinistro, Maccaro alza in rimessa laterale, ci sembra, perché la sfera ha toccato la rete di protezione superiore, quindi non si parlerà di calcio d'angolo in questo caso. Infatti rimessa laterale centralmente, Maccaro disinnesca questo cross. Tuttavia l'azione non riparte ed anzi il Barcellona ha buon gioco nel gestire sfera a ridosso della propria area piccola con Annunziata che serve Cerciello per Duraccio. Mancuso anticipato, rispediti indietro gli azulgrana con Cerciello che preferisce ritornare a più miti propositi che prendono il nome di Annunziata, mentre spampanato in questo caso rispedisce sicuro in rimessa laterale. Becca un calcione Duraccio, illegittimo il fischio arbitrale qui, provato l'anticipo Silvestri ma ha beccato solo la caviglia di Duraccio, termina a terra, guadagna un altro
prezioso fallo, c'è ancora tanto da giocare nella prima frazione e i tiri liberi sono sempre dietro l'angolo. Eh beh, assolutamente sì, Giando, dobbiamo ricordarlo che dopo 5 falli effettuati, dal sesto fallo in poi ogni fallo sarà tiro libero. Questa è una regola principale del calcio a 5. Intanto Duraccio prima ha provato la conclusione a rete gonfiando anche in questo caso il lato sbagliato della rete, punizione velenosissima che tuttavia non ha sortito segnature. Qui prova il Fenerbahce con Silvestri, la grandissima parata di Annunziata che con la mano destra ha salvato la propria porta. Ottima azione congeniata quella del Fenerbahce. Intanto c'è un fischio arbitrale, peccato di disattenzione questo del Barcellona, la conclusione di primissima battuta da parte di Balletta termina in rimessa laterale. Ancora Balletta per Spampanato che prova a liberarsi al tiro. Silvestri lotta indomito contro il capitano avversario ed arriva il fischio arbitrale. Ancora una punizione a favore dei turchi del Fenerbahce. Prima Balletta ha provato a ricalcare la cosiddetta sporcata degli Adinolfi. Beh, Giando, queste prassi per giocatori di esperienza come Matteo Adinolfi o come in questo caso Maurizio Balletta, però quando si trovano di fronte giocatori altrettanto esperti, la sporcata, mentre arriva la rete! Santella, una terrificante conclusione che buca le mani di Annunziata, getta a terra la porta avversaria. Fenerbahce 2 Barcellona 1, una segnatura bellissima, forse una dei calci piazzati, una delle punizioni più belle dell'intero trofeo Jack. Eh beh sì, Giando, sicuramente conosciamo le qualità di Santella, una di queste sicuramente la potenza del tiro, la precisione del tiro, abbiamo assistito sicuramente a un esempio di queste qualità. Per terminare il tuo discorso precedente, a volte piuttosto che le sporcate c'è bisogno di una bella conclusione tutta potenza e precisione. Assolutamente sì. Riparte il Barcellona che costretto a recuperare, è stato sorpassato dalla formazione avversaria. Barcellona aveva messo il naso avanti grazie al tiro libero, grazie al rigore trasformato da, ci sembra, Mancuso. Controlleremo a fine primo tempo il referto di gara. Adesso il Fenerbahce intanto prova in tutti i modi ad allontanarsi, a prendere vantaggio rispetto agli avversari. Qui l'ottimo suggerimento per Santella, la conclusione di esterno sontuosa, pregiata anche in questo caso la conclusione del numero 7, tuttavia non c'entra lo specchio della porta. Rimessa di fondo qui con Mancuso che, anzi con Rippa che non riesce a servire efficacemente il terminale offensivo Mancuso. Santella per Spampanato, Silvestri, Balletta, spalla alla porta, solito movimento, solita conclusione, stavolta Annunziata risponde presente. C'è bisogno di intelligenza difensiva per disinnescare Balletta perché non gli puoi concedere l'appoggio, altrimenti è subito un giro e tiro. Sì, Giando, mentre c'è un fischio forse non gradito ai giocatori in verde, ma Balletta quando gli dai l'appoggio può essere letale, bisogna in qualche modo temporeggiare quando gli viene data palla, però attenzione perché anche lui è dotato di un bel tiro. In questo caso ci ha provato per l'ennesima volta Santella, Annunziata sugli scudi, una serata dove i fischi arbitrali non sono mai ben visti. Intanto Balletta ancora spalla alla porta, viene addirittura marcato da Annunziata che riesce a ricacciare all'indietro gli avversari. Silvestri scambia con Spampanato, ancora Silvestri, la imbeccata in profondità per Balletta che ci ha provato d'esterno, ha mandato fuori giri il diretto marcatore d'Annunziata che tuttavia nonostante le grandi difficoltà è riuscito a riprendere fra le sue mani sicure la sfera. Abbiamo notato anche un cambio volante con proprio Balletta che va ad accomodarsi in panchina per il meritato riposo, sostituito da Casa, Vincenzo Casa, attaccante per attaccante, tutti e due pivot di grande stazza fisica. Vedremo se Casa riuscirà a dare il suo contributo mentre è Annunziata dei problemi nel giro palla. Qui Vestale riesce a servire Mancuso che viene prontamente raddoppiato da Spampanate, da Casa prova a passare, non ci riesce. Silvestri stradica la palla dal proprio compagno di squadra, qui non riesce tuttavia ad opporsi efficacemente al ritorno di Mancuso che ricaccia la sfera in calcio d'angolo. Santella di primissima intenzione, il tiro a volo di Spampanato non è fortunato,
batte a terra. Tuttavia il giocatore turco professa il calcio d'angolo mentre arriva il possesso del Barcellona e il time out chiamato dalla formazione blaugrana. Punteggio cristallizzato sul 2-1 a favore dei turchi. Cosa potrebbe cambiare, soprattutto cosa bisogna fare per cambiare qualcosa dopo questo time out? Guarda, direi un time out sacrosanto per il Barcellona, in quanto la squadra di Luigi Duraccio, dopo un avvio abbastanza nella media, si è un po' spento col passare dei minuti. Mi sembra un Barcellona veramente senza idee, in quanto lo schema principale di gioco è palla a Mancuso, magia di Mancuso e palla al compagno che arriva, in quanto questo mi pare proprio il canovaccio tecnico e tattico del Barcellona. Per quanto riguarda il Fenerbahce, invece, pallone che gira, palla balletta, se non è balletta è Vincenzo Casa altrettanto presente in zona offensiva, quindi direi vantaggio meritato Fenerbahce. Vediamo che Duraccio ha strigliato i suoi, è lui il patrone, è lui il capitano, quindi sicuramente avrà dato delle giuste direttive, ma distinte alla mano potrebbe avere un peso specifico importantissimo la riserva in più presente nel Fenerbahce. Sicuramente Giando, in quanto nei due giocatori che in questo momento siedono in panchina, uno è Balletta e già abbiamo detto abbastanza su di lui, l'altro è Salvatore Peluso, sicuramente un giocatore di quantità e qualità. Intanto è subentrato sul terreno di gioco, effettuato il suo ingresso ufficiale Peluso. Santella si è accomodato per rifiatare un po' Balletta e Santella, due pezzi da 90 del Fenerbahce. Attualmente in panchina vedremo che i turchi gestiscono palle e magari stanno anche provando a gestire il risultato con queste sostituzioni tattiche. Intanto Silvestri prova a mandare fuori giri il diretto marcatore, ancora Silvestri, sempre lui, taglia efficacemente per Peluso che perde per un attimo la sfera, la recupera efficacemente. Serve Silvestri che prova in questo caso a servire Casa, che si era offerto per la sponda, viene ricacciato in rimessa laterale. Silvestri per Spampanato, si torna dalle parti di Maccaro che gira per Peluso, ancora Spampanato fa salire i suoi, tende un movimento, l'imbeccata lunga che non arriva, piuttosto il suggerimento per Peluso che getta il possesso, può ripartire in contropiede il Fenerbahce, qui Mancuso getta il cuore oltre l'ostacolo per mantenere la palla in campo, non riesce a trovare un compagno. Spampanato lotta indomito, termina a terra Mancuso, non arriva un fallo, non arriva il fischio arbitrale, può ripartire proprio Spampanato che serve efficacemente Casa, la conclusione del 3-1. Questo gol è di Casa, ma l'ha refertato Spampanato, o meglio intendiamo il contrario, Fenerbahce 3 Barcellona 1. Azione da manuale, questo è un contropiede dei migliori, Mancuso si incunea tra le due maglie verdi del Fenerbahce, perde palla, reclamava un fallo. In questa situazione rimproveri, forse incitazioni da parte degli stessi giocatori del Barcellona a recuperare la palla, ne ha approfittato il Fenerbahce. Spampanato porta palla a casa in area di rigore, gestisce un pallone delizioso e lo deposita alle spalle del portiere. Qui annunziata prova la conclusione ed arriva un gol fortunoso che riapre la partita, Fenerbahce 3 Barcellona 2 con Mancuso. Proviamo a riavvolgere il film di questo gol, Giorgio. Giando, vantaggio, anzi terzo gol del Fenerbahce, squadra che stava cercando di gestire questo 3-1, però capita a molti che l'adagiarsi sugli allori porta poi ad errori grossolani. Questo è stato pallone che arriva a Mancuso che con una staffilata precisa col sinistro la deposita alle spalle di un Maccaro, forse sorpreso dalla bella conclusione del numero 11 del Barcellona. Annunziata portiere a tutto campo e dalla sua conclusione che è partito ed è nato questo gol del 3-2. Notiamo che è sicuramente uno dei più carichi e uno dei più determinati dei suoi, quindi vedremo un po' se il portiere vorrà provare nuovamente le sue qualità offensive. Intanto Peluso gestisce palla, gira per Silvestri che si incunea fra due avversari, Casa spalla alla porta, stesso lavoro di Balletta, in questo caso tuttavia il suggerimento per Peluso è tutt'altro che efficace, tre calciatori del Fenerbahce sulla palla, si ostacola una vicenda, per poco non ne fa tesoro Duraccio. Ancora Casa che prova a mettere ordine, tira a porta e becca sulla sua
strada sulla sua traiettoria il numero 6 Silvestri, sfera che termina in rimessa laterale per il Barcellona, che senza tanti patemi riconquista la sfera, prova a ripartire da Vestale. Annunziata suggerisce lungo, Mancuso non può nulla per mettere a terra questa palla e ripartire. A buon gioco Maccaro che serve Silvestri, affrontato prontamente da Rippa. Peluso, l'imbeccata per Casa che si è attardato un attimo e viene anticipato da Capitan Cercillo. Prova a ripartire Mancuso con una conclusione delicatissima che tuttavia non c'entra lo specchio della porta. Ha visto il portiere fuori dai pali e ci ha provato, ma non è stata fortunata e precisa la sua conclusione. Mentre arriva qui il gol del 4-2 del Fenerbahce. Conclusione preziosissima di Silvestri che nonostante fosse scivolato è riuscito tuttavia ad insaccare lo stesso. Giano, questo è un grandissimo gol a parer mio, pallone profondo per Silvestri che fa un grandissimo movimento, spalle, si posiziona spalle al portiere, ma in quel momento perde l'appoggio col terreno in scivolata, però compie una giravolta, una piroetta su se stesso, chiedo scusa. E la insacca tra l'incredulità generale, 4-2 Fenerbahce, gol bellissimo. Fra i Balletta e di Santella c'è anche Silvestri che a volte fa la legna ed altre volte riesce a guadagnare i giusti onori, un calcettista a tutto campo che fa un'ottima fase difensiva, si propone in avanti con atletismo ed è giusto che viene premiato anche col gol. In questo caso tuttavia l'azione del Fenerbahce non è efficace. Duraccio prova il tiro di punta con Maccaro che era uscito dai pali. Cercillo si accomoda fuori dal campo, sta soffrendo per dolori all'inguine. Si concretizza il cambio, cosa potrebbe aver accusato Cercillo in questo caso, Giorgio? A parer mio, Giando, può essere una botta forte o, mi auguro non per lui, uno stiramento. Cercillo, sicuramente il capitano del Barcellona, può dare una mano più che grossa alla sua squadra in quanto è padrone della linea difensiva dei Blaugrana. Vediamo adesso come la squadra si posizionerà in campo, però qui Duraccio nel frattempo spreca una buona occasione. Mi pare che l'assetto del Barcellona sia un po' più offensivo. Tanto due azioni e due occasioni grossissime sprecate, una dal Fenerbahce e una dal Barcellona. Nello specifico il Fenerbahce poteva concretizzare meglio l'inserimento di Peluso, mentre invece sulla conclusione del Barcellona Duraccio è stato molto impreciso. In questo caso Vestale prova a riportarsi in avanti, si incuna fra un paio di avversari, viene spintonato dal numero 2 Turco, arriva il fallo a favore del Barcellona, ingenuità di un giocatore d'esperienza come Peluso che regala un fallo gratuito all'avversario. E notiamo curiosamente l'intera squadra, gli interi giocatori in movimento del Barcellona che si sono avventati sulla sfera. Tuttavia, se guadagnate il fallo Vestale, lui va alla battuta. Due uomini in opposizione in barriera, nello specifico Silvestri è spampanato, Maccaro gestisce a gran voce. Monda controlla la distanza, tiro di Vestale ed arriva la segnatura. La barriera salta, ma il tiro di Vestale è raso terra ed arriva il gol del 4-3. Giando, partita sempre aperta, il Barcellona non muore mai, si aggrappa ai suoi uomini principali in questa partita, sicuramente sugli scudi Mancuso e proprio Vestale l'autore della rete del 3-4. Quindi Barcellona che c'è. Tanto Silvestri prova la conclusione che termina alta sopra la traversa e su questa conclusione, su questo tiro a porta arriva il duplice fischio arbitrale, termina così il primo tempo di gioco. Fenerbahce 4, Barcellona 3, Fenerbahce altissimi valori a livello di gioco di squadra, un Barcellona che si aggrappa ai singoli e alle qualità dei propri giocatori. Una perfetta visione, Giando, di questo primo tempo che ha visto Silb Fenerbahce condurre per la maggior parte del tempo, ma il Barcellona punzecchiare
chiedo scusa, punzecchiare la retroguardia appunto dei turchi e portarsi in gol con buone manovre appunto dei singoli. E su questo commento della mia spalla tecnica Giorgio Lisio ricordiamo ancora il punteggio: Fenerbahce 4 Barcellona 3, in attesa della ripresa del gioco. Linea alla regia. Ritorniamo dal centro sportivo Maracanã. Lo spettacolo del trofeo Jack, semifinale di Europa League, ha già strappato un ticket per la finale. L'Inter di Marco Adinolfi. Stasera si stanno dando battaglia il Fenerbahce e il Barcellona. Ricordiamo lo score maturato nella prima frazione di gioco: Fenerbahce 4, Barcellona 3. Parte la ripresa, mentre notiamo che Capitan Cerciello ha definitivamente deposto le armi e accovacciato in panchina, e Duraccio vestirà i panni del capitano in questa seconda frazione di gioco. Proprio Duraccio ha provato ad incunearsi e ad far male alla difesa avversaria, ne ha guadagnato un calcio d'angolo, secondo calcio d'angolo consecutivo, sempre Duraccio sul punto di battuta. Vestale a fare il movimento, Mancuso prova a tagliare la conclusione, tuttavia viene ribattuta da Spampanato, che riparte di gran carriera. Costo costo di Spampanato, che prova a liberarsi il tiro, ancora Spampanato prova a seminarne tre, arriva il fallo cumulativo, tuttavia può ripartire l'azione del Barcellona. La conclusione di Mancuso alta, sembra iniziato che fuochi d'artificio questo secondo tempo. Balletta impegnato in fase offensiva, Silvestri si allarga sulla fascia di competenza, taglia per Santella. Ancora Santella, palla al piede, attende un movimento che non arriva, trova suggerimento positivo in Silvestri. Ancora Silvestri per Santella, tiro di prima intenzione annunziata, disinnesca. Se c'è un attimo di pausa magari passo la linea al mio collega Giorgio Lisio per un rapido commento introduttivo a questa seconda frazione di gioco. Prego Giorgio. Le due squadre mi sembrano sicuramente molto più pimpanti rispetto all'inizio di partita, basato principalmente su uno studio reciproco. Azioni di botta e risposta, squadre che si sbilanciano, sicuramente ci aspettiamo un grande dosaggio di bel calcio. Intanto il Fenerbahce si riporta in avanti con Balletta, che suggerisce per Silvestri la triangolazione, ancora con Balletta, e qui arriva un gol che è a dir poco contestato. Giorgio, non so se hai notato, sulla conclusione di Santella Balletta ha letteralmente trattenuto Annunziata, tuttavia il direttore di gara ha refertato il gol. Fenerbahce 5 con grande esperienza, Barcellona ferma 3. Questa è una chiamata, questa è una svista dell'arbitro Giando. Una chiara trattenuta di Balletta in area di rigore ha impedito al difensore del Barcellona di intervenire su quel pallone scagliato dal numero 7 turco. Si tratta di Santella, che col sinistro con ottima coordinazione inzacca alle spalle di un incolpevole Annunziata. C'è da dire che zavorare l'avversario è tipico del gioco di Balletta. In questo caso il direttore di gara doveva stare molto più attento, anzi il doppio direttore di gara presente stasera più l'assistente Iossa. Tuttavia torniamo al calcio giocato con Annunziata, che ha provato un tiro in porta di disperazione, di frustrazione. Balletta qui prova la conclusione, tuttavia Rippa gestisce palla, prova a suggerire in profondità per Duraccio, che stende il diretto avversario Spampanato. Gesto di sportività che apprezziamo tantissimo, perché ci possono stare le proteste, ma l'importante è che ci sia sempre il fair play. Nulla da obiettare, Giando. Balletta qui torna a più miti propositi, servendo Silvestri, l'imbeccata lunga per Spampanato, che si stacca in proiezione offensiva, affrontato da due avversari, viene ricacciato in rimessa laterale. Proprio Spampanato di prima intenzione per Silvestri, che prova la conclusione alta, sombrero elegantissimo di Silvestri che infiamma il pubblico. Santella in profondità per Balletta, che dimentica a casa il motorino e non può giungere su questa sfera. Prova a ripartire rapidamente il Barcellona, possesso che sfuma in fallo laterale. Qui Spampanato mette ordine per Silvestri. Silvestri che prova ad involarsi, ce l'ha sul sinistro, prova un tiro a porta, cicca clamorosamente la sfera,
purtroppo in questo caso è stato poco preciso il numero 6 Silvestri, che ha comunque maturato un voto altissimo nella prima frazione di gioco. Rippa prova a velocizzare per Duraccio, che attende il movimento di Mancuso, conclusione della posizione impossibile che termina, ci sembra, addirittura in rimessa laterale. Tuttavia Maccaro si incarica della rimessa in gioco per Silvestri, ancora Maccaro, fase di stanca dopo un inizio di ripresa pirotecnico culminato col gol contestatissimo del Fenerbahce. Qui Vestale prova a velocizzare, becca un fallo sanzionato Santella per questa sua entrata sul numero 8 Blaugrana, che ha già fatto male da calcio piazzato nella prima frazione. In questo caso prova a servire Duraccio, scontro fra pivot che vede vincente il numero 9 del Barcellona. In questo caso l'imbeccata interessantissima di Rippa per Duraccio, manca di poco la conclusione grossa il numero 9 nonché capitano. E in questo caso arriva la chiamata puntuale del direttore di gara Monda, che ha sanzionato una trattenuta di Balletta ai danni di Rippa. Vestale per Mancuso, la conclusione di destro, Maccaro risponde presente, Silvestri perfeziona spedendo in calcio d'angolo. Arriva anche il fallo cumulativo sanzionato ai turchi del Fenerbahce. Qui la conclusione è imprecisa, il gioco viene velocizzato dall'estremo difensore turco per Balletta, spalla alla porta per Santella, gira per Silvestri, la palla termina in rimessa laterale, magari anche un po' di stanchezza da parte dei turchi, che farebbero bene ad attingere dalla panchina adesso. Eh beh sì, hanno la possibilità i turchi di poter far girare il quintetto base, ricordiamolo, le due sostituzioni per il Fenerbahce, mentre l'infortunio di Cerciello penalizza, a mio parere, in maniera decisamente importante il Barcellona, che non può ruotare i quattro giocatori di movimento presenti sul green del centro sportivo Maracanã. Intanto c'è qualche problema nel recupero della sfera che si era incuneata nell'angolo buio della panchina. È arrivato prontamente il cambio di pallone, ma è stato recuperato il pallone ufficiale da parte di Peluso. Torniamo al calcio giocato al futsal del centro sportivo Maracanã con la sponda di Duraccio per Vestale, ma vanno ad ostacolarsi vicendevolmente i due calcettisti spagnoli. Rimessa laterale per il Barcellona con Duraccio per Mancuso, ancora Duraccio che di prima intenzione prova il tiro, tuttavia sbaglia, Silvestri si invola sulla fascia, ancora Silvestri sul sinistro, trova avversario, ostacolo insormontabile in Rippa. Poi la conclusione di Balletta non giunge a destinazione, anzi viene deviata da un compagno di squadra e termina in fallo di fondo. Mancuso qui prova ad illuminare i suoi, ma spedisce la sfera attorno a Santella, il suggerimento in profondità per Balletta, il tocco sotto deliziosissimo che tuttavia termina in fallo di fondo. Sarebbe stato un gran gol in questo caso, ma può ripartire il Barcellona. Gol mangiato, gol subito, e anche in questo caso si conferma la regola con Duraccio che rimette in carreggiata i suoi. Fenerbahce 5, ma il Barcellona è vivo a 4 segnature. È la dura legge del gol, Giando ha punito il Fenerbahce in questa occasione, uno spreco immane da parte di Balletta, lì poteva fare tutto. Anche la scelta del pallonetto non era sbagliata, ma è stata sprecata veramente in maniera ignobile. Il Barcellona ha subito approfittato e si è riportato in carreggiata. Torna il Fenerbahce a manovrare con pazienza, qui Balletta prova a trovare lo spazio giusto per la conclusione, agisce spalla alla porta, suggerisce per Santella, la conclusione di Spampanato, ribattuta, ancora Spampanato, termina a terra e c'è il pronto fischio arbitrale e tiro libero e calcio di rigore a favore dei turchi. Come ti sembra questa chiamata arbitrale, Giorgio? Da notare che ambo gli arbitri hanno fischiato contemporaneamente, quindi c'è una sicurezza totale. Sì, Giando, gli arbitri in questo caso non hanno sbagliato. Silvestri, la conclusione d'Annunziata è super! Guadagnerebbe un più 3 al fantacalcio Annunziata con questa parata a confermare la sua buonissima prestazione di stasera.
Il Barcellona resta in carreggiata grazie anche alla qualità del suo estremo difensore. Intanto Santella, Silvestri proverà certamente a redimere il suo errore dal dischetto. Gira per Santella. La conclusione buona. Interessante questa del numero 7 turco, viene smanacciata in rimessa laterale da Annunziata, che poi chiama la difesa. Stoico il portiere dei Blaugrana ed arriva il gol di Silvestri, il numero 6 per la sesta marcatura del Fenerbahce, che arriva a 6 gol mentre il Barcellona resta fermo a 4 e Silvestri va subito a redimere il suo errore dal dischetto. Sì, sì, in questo caso Mario Silvestri però dimenticato da tutti, un movimento ad andare verso la palla, bella la palla invece calciata dal corner, una bella traiettoria tesa che Silvestri ha sfruttato al meglio con un'ottima conclusione sotto la traversa. Mancuso si chiude sulla fascia, Silvestri può ripartire, guida il contropiede Silvestri, ancora Silvestri prova la conclusione nonostante era tutto solo casa al centro dell'area. Tuttavia ha ragione chi segna, in questo caso ha ragione Silvestri. Fenerbahce 7, Barcellona fermo a 4 e sembra non crederci più la squadra spagnola. Un Mario Silvestri on fire, possiamo definirlo, cost to cost per lui, palla al piede, aveva la possibilità di casa sulla destra, ma di precisione anche molto bella la sua conclusione, una spizzicata con il destro, con un po' di esterno destro possiamo dire, a trafiggere un'Annunziata in uscita bassa un po' in ritardo. Calcio d'angolo per il Barcellona, azione abbastanza farraginosa in questo caso, la palla termina mestamente oltre la linea. Possesso nuovamente in mano ai turchi, o perlomeno fra i piedi dei turchi, con Silvestri che difetta nel controllo e lascia scivolare la palla in rimessa laterale. Ancora il Barcellona con Vestale, prova a suggerire per Duraccio, un po' fermo sulle gambe, viene superato di gran carriera da Spampanato che cerca una linea di passaggio, trova Balletta, il velo a favore di Santella. Duraccio capisce tutto, fortunatamente per il Barcellona. Qui la rimessa laterale imprecisa di Santella sfuma così l'azione offensiva dei turchi con Vestale. Torna dalle parti di Rippa, suggerimento per Mancuso. Ancora Vestale, la conclusione, prova a piazzarla l'angolo più lontano. La sfera tuttavia termina in un fallo di fondo. Riparte formazione turca e Giorgi Toni sembrano essersi nettamente abbassati, forse si aspetta solo il triplice fischio. Ha punito un po' il Barcellona questo infortunio clamoroso di Capitan Cerciello, fonte inesauribile per la squadra spagnola che è costretta a giocare questa partita senza alcun cambio e a subire il gioco del Fenerbahce che invece di cambi ne ha due e quindi ha possibilità di far respirare tutti i giocatori. Nello specifico il Fenerbahce qui ha provato a giocare sul velluto, se ne è prodotto un nulla di fatto. Qui Duraccio prova la conclusione di gran carriera, tuttavia arriva la rimessa laterale a favore dei turchi, oltre al danno alla beffa. Palla ribattuta da Spampanato e Carambola che arride al Fenerbahce. Spampanato prova addirittura il tiro e guadagna una rimessa laterale. Ci pensa Santella ad evadere il protocollo della battuta laterale, tornando dalle parti di Mancaro per Spampanato. Peluso, Santella anticipato nettamente da Mancuso. La sfera termina in rimessa laterale. Si riparte da Spampanato che suggerisce lungo per casa, il suggerimento a favore di Santella, la sfera non esce, lotta spalla a spalla fra i due, casa la possibilità di tirare o suggerire per Peluso, torna alle parti di Santella, prova il tiro di esterno destro, termina alto, in questo caso aveva anche l'opzione del sinistro, il numero 7. Ci ha deliziato però con questa conclusione di esterno destro di poco alta. Tornano a manovrare i turchi, qui casa tecnicamente valido,
arriva la conclusione che tuttavia manca di poco lo specchio di porta. Casa ha compiuto un gesto tecnico ottimo per mantenere la sfera in campo, se ne è prodotto una buonissima azione da un lato all'altro del campo, la conclusione finale sempre di Casa tuttavia è stata poco fortunata, qui il Barcellona si getta con tutti gli effettivi in avanti, l'azione tuttavia è pasticciata e Duraccio per la frustrazione tira contro le reti di recinzione del campo. Adesso manca anche la pressione, per poco non se ne sviluppa una fortunosa carambola. Peluso, l'imbeccata lunga, manca di dinamicità il numero 2 annunziata per Mancuso. La sua conclusione termina in calcio d'angolo. Non si sta giocando un gran futsal in questi frangenti. E la noia a farla da padrone mentre prova subito e riesce a smentirmi Mancuso con una conclusione di giustezza. Palla che taglia fino al secondo palo fra i piedi di Mancuso, il suo sinistro trafigge Maccaro. Fenerbahce 7, Barcellona 5. Barcellona c'è, ma bisogna evidenziare il calo fisico che ha avuto la squadra di Patron Duraccio. Una rete per l'orgoglio di Mancuso, che si candida per la palma di migliore in campo dei suoi. Orgoglio Mancuso, vediamo se anche Vestale proverà a bissare la sua segnatura del primo tempo. Viene raddoppiato da Casa. Prezioso anche in fase difensiva il numero 9, che adesso riparte in contropiede, uno contro uno, la getta fra le gambe di Rippa, Spampanato alimenta l'azione, ancora Spampanato, spalla alla porta, cerca una linea di passaggio pulita, guadagna solo una rimessa laterale. Buono comunque il break offensivo del giocatore Spampanato ed arriva il time out sul rinnovato possesso blaugrana. Santella non si è reso fautore di una conclusione pregevole in questo caso. Ed arriva un time out ad allungare questo secondo tempo, che non ha regalato grandi emozioni, ma solo fiammate di bel gioco. Sì, un secondo tempo che è partito decisamente con i migliori auspici, grande calcio, spumeggianti azioni da una parte e dall'altra, ma con il passare dei minuti il Fenerbahce ha imposto il suo gioco e è passato in vantaggio, ha consolidato il suo vantaggio. Il Barcellona invece ha trovato la rete in sporadici occasioni. 8 minuti più il consueto recupero al termine delle ostilità. Fra poco sapremo il nome della seconda finalista che andrà ad incrociare le armi con l'Inter di Marco Adinolfi. Dicevamo possesso spagnolo con Annunziata che serve Rippa. Ancora Annunziata per Vestale. Solito canovaccio con Mancuso che agisce spalla alla porta e viene affrontato da Santella. Arriva il pronto raddoppio, perde la palla, ma Peluso la restituisce prontamente agli avversari. Vestale, qui la conclusione di gran carriera che sibila al fianco del palo e spazza via il torpore dal centro sportivo Maracanà. Ricordiamo il punteggio fermo sul 7-5 a favore del Fenerbahce. Spampanato, Peluso, si ritorna dalle parti di Maccaro. Santella, Peluso, buona la triangolazione, qui il gioco di velocità a favore di Casa. Arriva il break di Annunziata che si ricicla anche in veste di difensore centrale. In questo caso Annunziata serve a favore di Vestale. Non arriva il suggerimento efficace per Duraccio, che comunque riesce a guadagnare la sfera, termina a terra il numero 9. Provato a servire Mancuso, è mancata la precisione in questo caso. Può ripartire il Fenerbahce con Spampanato per Peluso. La conclusione di Santella, tanto violenta quanto imprecisa.
Nuova annunziata per Rippa. Ancora Rippa. Aspetta il movimento dei suoi. Duraccio e Mancuso si staccano verso lo stesso lato e da gioco facile Maccaro nel recuperare la sfera. La sponda di testa di casa per Santella, qui egoista il numero 7, poteva servire nuovamente il compagno di squadra con il numero 9, tutto solo al centro dell'area. Tuttavia palla al Barcellona con Rippa per Annunziata, ancora Rippa, mentre scalpitano gli effettivi del Napoli e del Trabzonspor per la semifinale di Champions League. Qui il Barcellona si riporta in avanti con Mancuso che prova a pizzicare Duraccio centralmente. La sfera esce dal lato opposto per una rimessa laterale del Fenerbahce, che adesso ha accomodato in panchina Silvestri e Balletta. Magari si stanno conservando in vista della finale, Giorgio. Silvestri e Balletta sono degli elementi di spicco di questo Fenerbahce. Ricordiamo, attenzione, la rete. Arriva una rete che infuocherà gli ultimi minuti di gioco, anche perché c'è un fallo cumulativo ai danni del Fenerbahce, ci scusiamo. Qui la premiata ditta Duraccio Mancuso ha confezionato la rete del meno 1. Fenerbahce 7 ma Barcellona 6. Ci sono degli errori di distrazione qui del Fenerbahce, che pare abbia avere già la testa alla finale contro l'Inter, ma vengo smentito in questo momento. È un gioco a smentire i commentatori stasera. Il Fenerbahce ricaccia gli avversari a meno 2. Fenerbahce 8, Barcellona 6. Casa anche nella seconda frazione di gioco timbra il cartellino. Giando, il Fenerbahce deve gestire il pallone, deve cercare di tenere il vantaggio o cercare di aumentare questo vantaggio che si è costruito in tutto il match, ma distrarsi a pochi istanti dalla fine è veramente da polli, concedimi il termine. Devono prestare molta più attenzione, devono concentrarsi sul gioco, mentre arriva veramente un gran gol. E questo è un gran gol confezionato da Santella per casa, che non fa rimpiangere Balletta. Notiamo che Balletta era proprio lì nei pressi della linea di fondo perché si sta accomodando a fare la doccia. Ne ha ben donne con questo casa. Il numero 9 segna la nona marcatura del Fenerbahce, che adesso porta a meno 3 gli avversari. Gara virtualmente chiusa, prova a ricacciare in indietro, a ricacciare indietro gli avversari, il Fenerbahce, che tuttavia guadagnano un calcio d'angolo. Qui arriva la conclusione di primissima intenzione di Santella, che prova a sorprendere l'estremo difensore Annunziata, il numero 1 azulgrana. Qui si stacca in proiezione offensiva, prova il tiro, viene rimpallato da Silvestri, ancora Annunziata, una serpentina ai danni del diretto avversario. Guadagna una rimessa laterale spampanato che batte di prima intenzione, qui poteva contestare la battuta della palla in movimento. E infatti arriva un fischio arbitrale addirittura a favore del Barcellona. Duraccio, tocco sotto a favore dell'avversario, e adesso a gioco facile di Silvestri, e comunque il Fenerbahce ha riproporsi in proiezione offensiva, potrebbe aumentare considerevolmente il distacco il Fenerbahce con questo Barcellona proiettato tutto in avanti, in questo caso Vestale per Duraccio. Esce di gran carriera Silvestri, ma arriva la rimessa laterale per il Fenerbahce con Santella. Velocizza il gioco casa, qui prova un controllo sontuoso, ma Mancuso può ripartire, suggerisce per Vestale, manca la precisione. Maccaro per Spampanato, 3 contro 1, egoista in questo caso Spampanato, rimessa laterale per il Barcellona. Duraccio per Mancuso, illumina il gioco, arriva il fallo plateale di Spampanato.
arriva il cartellino giallo per Spampanato. Cosa ne pensi di questa decisione arbitrale, Giorgio? Giando, a mio parere poteva starci il cartellino rosso, era una chiara occasione da gol, un pallone lavorato in maniera finissima da Luigi Duraccio, serve un mancuso lanciato praticamente da solo verso il portiere, interviene Santella, la disperata lo butta giù, è calcio di punizione dal limite ma solo giallo, anzi sembra essere tiro libero, no, punizione dal limite senza la barriera, peso specifico di un tiro libero. Ci prova Duraccio che segna il gol del 7-9 e adesso c'è la sensazione di stare amareggiati perché si sono subiti troppi gol in modo banale da parte del Barcellona. Sono d'accordo con De Giando, in quanto il Barcellona in questo match ha dimostrato di esserci sempre, di crederci fino alla fine. Anche dopo l'infortunio di Capitan Cercello, il Barcellona con soli 5 effettivi a disposizione, compreso il portiere, ci ha provato e ha sfruttato tutte le occasioni disponibili che le varie distrazioni del Fenerbahce hanno creato. Mentre qui Silvestri lavora un buon pallone. Silvestri sì, lavora un buon pallone, ma nell'uno contro uno contro Annunziata esce sconfitto il portiere, veramente a tutto tondo. Qui Duraccio, difesa d'esperienza. Guadagno di rimessa laterale il Barcellona, qui il suggerimento per Vestale, Peluso non ci pensa due volte e spedisce in rimessa laterale. Arriva la munizione, ci sembra, per Maccaro, mentre riparte il Barcellona. Arriva il fallo ai danni di Rippa, contestato a casa. Penso che dovrebbe essere iniziata la serie di tiri liberi per il Barcellona. E proprio così si incarica Duraccio di questa prima battuta dal dischetto. Duraccio contro Maccaro per riaprire questa gara, per crederci ancora. Il destro di Duraccio centra clamorosamente il palo. Sfortunato Duraccio che ha provato a piazzarla di giustezza. Tuttavia il punteggio resta immutato, Fenerbahce 9, Barcellona 7, Maccaro suggerisce lungo per Santella, disturbato da Annunziata che guadagna palla, prova a far ripartire il gioco, c'è un probabile 3 contro 1, Silvestri porta a casa il match con questa segnatura, gioco, incontro e finale per il Fenerbahce molto probabilmente. Guarda Giano, in questa partita abbiamo visto spesso il Barcellona farsi sotto in maniera preoccupante per i verdi di Turchia, quindi io la parola fine la sentenzierei solamente dopo il triplice fischio del direttore di gara, però eccolo che arriva, quindi Fenerbahce direi meritatamente in finale. Fenerbahce che guadagna la finale con questo 17 ai danni del Barcellona, non ci sono state le 24 marcature di Interporto ma comunque 17 gol e tanto spettacolo, oltre che due modi di intendere la gara o diametralmente opposti, il Fenerbahce grande collettivo, il Barcellona grande giocati da singoli. Una chiusura Giando perfetta da parte tua, una partita sicuramente gradevole, una partita da over che ha deliziato tutti i presenti questa sera al Centro Sportivo Maracanà. Fenerbahce che per la maggior parte del match ha condotto quest'ultimo in maniera esemplare con l'impiego di tutti i giocatori a disposizione in maniera decisamente convincente. Il Barcellona che invece si è affidato alle magie, alle giocate dei singoli come Mancuso e Vestale e agli errori che il Fenerbahce ha concesso, in quanto il Barcellona ha sì segnato, è sempre rimasto in partita ma spesso e volentieri approfittando di errori banali che la retroguardia dei turchi concedevano. Ricordiamo il punteggio, Fenerbahce 10, Barcellona 7, la finale sarà Fenerbahce Inter. L'Europa League ad un passo. Siamo qui con Mario Silvestri al termine dell'incontro vinto dal Fenerbahce col punteggio di 17 contro il Barcellona, un incontro che vale la finale di Europa League, un incontro dove Mario Silvestri ha dato il suo contributo sia in fase difensiva sia in fase realizzativa. Un commento su questa gara? Innanzitutto volevo fare i complimenti alla squadra avversaria che ci ha dato del filo da torcere.
È stata dura, ma alla fine siamo stati fortunati e abbiamo vinto, soprattutto grazie a tutti, anche quelli che non c'erano. Dai, bella finale, meritato tutto sommato, dai. Una partita a fasi alterne, il Fenerbahce ha dimostrato un buon gioco di squadra, mentre invece il Barcellona si è affidato un po' di più sui singoli. Quanto è importante il contributo anche di chi parte dalla panchina per poi entrare in campo in un secondo momento al posto dei titolari? Guarda, io penso che siano di fondamentale importanza i ragazzi che stanno fuori, perché nel momento in cui facciamo dei cambi loro sono pronti e quindi ci danno quel qualcosa in più per poter vincere la partita. Siamo tutti titolari comunque, nessun cambio. In finale c'è l'Inter di Marco Adinolfi, una squadra molto quotata per la vittoria finale. Il Fenerbahce come approccerà questa sfida, questi ultimi minuti in vista del trofeo? Noi ovviamente come Rassori partite scenderemo in campo per vincere e daremo il 100% assolutamente. Abbiamo con noi Bomber Duraccio, capitano e presidente del Barcellona. Bomber, questa sera una partita scoppiettante, dall'esito sempre incerto, però quanta amarezza c'è? Sì, tanta amarezza, tra l'altro stasera mi ritrovo capitano per caso perché purtroppo il nostro capitano si è infortunato durante la gara e quindi abbiamo dovuto far fronte a quest'altra difficoltà. C'erano anche delle assenze, quindi abbiamo dovuto schierare una formazione un po' atipica proprio in semifinale, però alla fine io sono contento della prestazione, ce la siamo giocati fino all'ultimo minuto, purtroppo ho sbagliato il tiro libero che poteva riaprire nei minuti di recupero la partita, però non fa niente, va bene così, sono contento e contento di essere uscito così a testa alta da questa competizione. A suo parere questa epidemia, diciamo, di giocatori sulla panchina e l'infortunio di capitano Cercello, quanto ha pesato? Sicuramente adesso non voglio parlare degli assenti, merita sicuramente menzione chi ha giocato perché ha dato il massimo. Sicuramente l'infortunio del capitano Cerciello ha influito molto poi su quello che è stato il risultato finale e su quello che è stato il finale di gara, perché forse con qualche cambio in più avremmo potuto anche vincere la partita, però adesso ormai è andata così. Siamo amareggiati, però contenti, e permettetemi di ringraziare gli organizzatori perché sicuramente l'organizzazione di questo evento è a dir poco perfetta. Grazie anche alla vostra presenza, alla presenza di Videonola. Io mi sento di ringraziare davvero Marco, Matteo, Felice che ci ha ospitati in questa splendida cornice, e credo che questo sia il vero spirito dello sport e la vera competizione, la competizione sana, quindi a prescindere dal risultato ci siamo divertiti, questa è stata la nostra ultima partita, però usciamo a testa alta sportivamente e gioiosi di aver partecipato a questa competizione e di essercela giocati fino in ultimo in una semifinale. Un'ultima domanda per lei, durante il match anche sul vantaggio di 3 gol del Fenerbahce avete dimostrato di esserci e di non mollare mai, per il futuro? Sì, allora durante tutto il campionato quando abbiamo lottato ogni partita il carattere è uscito sempre fuori. Abbiamo avuto dei risultati negativi, ma anche nei risultati negativi siamo sempre usciti a testa alta, quindi il carattere non mi meraviglia. Sicuramente spero di essere invitato anche l'anno prossimo a questo torneo, perché sicuramente ci ripresenteremo ancora più forti e con tanta voglia ancora di vincere.